tutti, torniamo a parlare di macchie sulla pelle. In questo video voglio consigliarvi un rimedio semplicissimo e super economico. Allora, tutti sappiamo che il bicarbonato aiuta la pelle comunque a smacchiarsi, a purificarsi, eccetera, come un po' il nostro corpo, la verdura e la frutta. Se non avete, diciamo, in casa troppi ingredienti o non avete voglia di starvi a fare miscugli, vi consiglio di utilizzare un dentifricio contenente bicarbonato di sodio. Ovviamente il bicarbonato di sodio è fondamentale perché è quello che ci serve e che agisce poi sulla macchia. Cioè, se un dentifricio senza bicarbonato di sodio, penso che non funzioni. Ma proprio perché noi andiamo a utilizzarlo per il bicarbonato. Cosa dovete fare? Già che ci siete, mentre state lavando i denti, andate a prenderne un pochino, lo tamponate sulla macchia, lo fate seccare e poi andate a risciacquare con acqua tiepida. Fatelo ovviamente la mattina, la sera, insomma più volte al giorno, ecco qua che sto pestando dappertutto, più volte al giorno e ovviamente per un periodo di tempo che non so dirvi, proprio perché in realtà dipende anche dalla macchia, da quanto è grossa, da quanto è pigmentata. Le macchie sono delle, diciamo, degli accumuli di melanina, e la melanina purtroppo la becchiamo col sole. Per questo non smetterò mai di dirvi, soprattutto adesso che estate, utilizzate una protezione solare almeno 30-50, perché dobbiamo cercare il più possibile di proteggere la nostra pelle dai raggi del sole, e possibilmente utilizzate anche un buon paio di occhiali da sole e un cappello che vada a coprire il viso. Non vi dico di girare, diciamo, tutte bardate e coperte, però insomma cerchiamo di anche mantenere la nostra pelle il più possibile sana e non, diciamo che è brutto da dire, ma così il sole purtroppo porta anche diverse problematiche anche piuttosto gravi alla nostra pelle e alla nostra salute. Non è vero che fa bene, non è vero che fa bene mettersi sotto al sole come delle lucertole, e la luce del sole di cui abbiamo bisogno è quella che già mi sta entrando dalla finestra. Non c'è bisogno di andare a mettersi come lucertole spiaggiate sotto al sole, fa male, fa malissimo alla pelle e alla nostra salute. E quindi per favore non mettetevi sotto al sole quest'estate, utilizzate un autoabbronzante come faccio io. Non l'ho ancora messo, ve lo ammetto, ma visto che devo partire per il mare oggi o domani lo metto. Piuttosto andate dall'estetista, fatevi fare lo spray se volete una abbronzatura precisa che sembra quasi da Caraibi, però per favore non vi mettete sotto al sole e non bruciatevi la pelle, perché veramente è pericoloso per voi, per la vostra salute e per la vostra pelle, anche perché poi vengono anche tantissime rughe. I lettini solari sono la stessa cosa, quindi anche andare a farsi queste mega lampade che ti bruciano per poi diventare colorata, non fatele, perché andate anche a incrementare, diciamo, l'invecchiamento precoce della pelle. E nulla, io spero di esserti stata utile. Iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato, lasciami un commentino qui sotto, metti un like se il video ti è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!